Abbiamo accolto il Presidente del Consiglio a Napoli, qui al Teatro San Carlo, il teatro più antico d'Europa. Abbiamo avuto un incontro tutto incentrato sulla cultura e su questo teatro col maestro Muti. Domenica c'è la prima al San Carlo e poi ho avuto la possibilità di intrattenermi qualche minuto col Presidente e affrontare alcuni temi centrali della nostra città. Un colloquio utile, cordiale, proficuo, nel segno della più alta cooperazione istituzionale che ci sta e ci deve essere tra la città di Napoli e il governo centrale. Avete parlato della situazione finanziaria del Comune di Napoli e degli altri enti locali? In pochi minuti abbiamo parlato dei 4-5 dossier principali che riguardano la città di Napoli e ho notato grande attenzione da parte del Presidente. Quali sono questi dossier, se ce li può dire? Sono parecchi. La questione principale, lo sapete, il tema del rapporto tra il governo centrale e gli enti locali e quindi anche e soprattutto la città di Napoli, visto che sono il sindaco di Napoli, per quanto riguarda la legge di bilancio, le questioni finanziarie, la necessità che di coloro i quali governano dal basso di non avere i vincoli normativi e le gabbie finanziarie che ci opprimono. E il Presidente, che stanno portando avanti una questione significativa con Bruxelles, ha colto subito il tema e quindi anche ho voluto a lui sottolineare la buona cooperazione istituzionale che su questo tema c'è tra il governo e la città di Napoli. Abbiamo parlato delle infrastrutture della città, il tema della metropolitana, il tema di Bagnoli, tutti i temi principali, anche il tema dell'importanza dell'ultimo comitato che c'è stato sulla sicurezza in città e poi ho avuto modo di invitare per l'inizio dell'anno nuovo il Presidente a Napoli una visita ufficiale.